Cari amici, non posso mancare di mandarvi un saluto, voi che cominciate nelle vostre realtà, nelle vostre parrocchie, questo cammino di preparazione alla prima comunione, a incontrare Gesù, Gesù che diventa pane, pane di vita, pane di amicizia, pane di amore, che noi poi celebriamo nella messa, nella celebrazione eucaristica. Vedete, io vi auguro di scoprire proprio questa amicizia con Gesù. Vedete cosa ha fatto Gesù? Gesù ha fatto una cosa molto semplice. Ha cominciato a incontrare uomini e donne che stavano con Lui e che con Lui cercavano di costruire un mondo dove ci fosse posto per tutti, a cominciare da chi era più marginale, più disprezzato, dai peccatori, da quelli che talvolta nella società del tempo di Gesù erano messi ai margini. Gesù ci aiuta a vivere nell'armonia, a costruire amicizia. Ne abbiamo bisogno, soprattutto in questo tempo difficile della pandemia, ne hanno bisogno i nostri nonni, ne hanno bisogno gli anziani, ne hanno bisogno tante famiglie, tanti piccoli come voi che magari soffrono per dei motivi diversi. Cerchiamo di aiutarci. Allora proviamo a iniziare questo modo di essere insieme non come si fa a scuola, non davanti a uno schermo scolastico o a un insegnante che ci insegna delle cose anche belle, ma come una famiglia che insieme a una guida ci rende capaci di crescere nell'amicizia con Gesù e anche nell'amicizia per gli altri, perché il mondo vive e cresce perché impariamo a essere solidali e amici tra noi. Altrimenti la violenza, il bullismo, il disprezzo degli altri, il giudizio, la lontananza, l'inimicizia non fanno bene a nessuno, neanche a noi. Aiutiamoci, cari amici, aiutiamoci, non pretendiamo di avere sempre tutto per noi, non facciamo i padroni, ma siamo amici degli altri. E il mio augurio è quello che faccio a voi, alle vostre realtà e anche ai vostri genitori e ai vostri catechisti che vi accompagneranno in questo tempo così bello, così importante per voi.